Ciao ragazzi e benvenuti anche oggi come ogni settimana a un nuovo video a tema Harry Potter. Questa volta doppio video unboxing Noble Collection. Ebbene sì, non uno ma ben due prodotti nuovi Noble Collection. Mi sono dato alla pazza gioia ragazzi. Ebbene io direi di dare subito un taglio alle chiacchiere e di cominciare ad unboxare perché davvero ci sarà tanto da dire. Io comincerei da questo pacco qui perché sono molto curioso di guardarlo assieme a voi e si tratta di un oggettino molto carino che ho sempre tenuto un po' d'occhio su Amazon ma ero sempre dubbioso perché mio fratello mi diceva sempre di non acquistarlo perché a lui non piace per niente. Anche se a me, devo dire la verità, mi attirava. E direi che posso anche dirvelo chiaramente, perché l'avrete già visto nella copertina, si tratta della fiaschetta di Malocchio Moody. Un oggetto davvero molto ben realizzato, perlomeno nei film, anche se non magari di primissima importanza come gli Horcrux, però mi è sempre piaciuto. Non so perché, fatemi sapere voi se ricordate questa fiaschetta e se vi piace. Io l'ho trovata in super offerta su Amazon, visto che controllo di continuo gli oggetti potteriani, e l'ho beccata a meno di 20 euro, se non ricordo male sui 19 euro. Era ricondizionata perché manca la confezione, ma chi se ne frega ragazzi, c'era davvero un bel risparmio. Quindi andiamo subito a tirarla fuori da questa scatola. Eccola qui ragazzi, sì, infatti non è presente la sua scatola originale, ed eccola qui. Sono davvero super contento di averla presa alla fine, perché me ne sarei pentito, ne sono assolutamente sicuro. Ecco qui la nostra fiaschetta ragazzi, è molto leggera e credo proprio che sia in plastica. La testa è molto bella, molto ben scolpita, sembra quasi fatta in materiale osseo, in avorio, ma devo dire che poi in realtà anche questa è plasticazza, però va benissimo così, tanto meglio. E mi piace però, mi piace davvero molto la realizzazione, non sono deluso, e sul retro c'è un tasto con una molla e in teoria andando a schiacciare questo tasto dovrebbe aprirsi a metà la testa e permetterci di bere la nostra pozione polisucco. Andiamo a provare. Sì, ragazzi, funziona benissimo, fatta davvero molto bene anche l'interno della borraccia in plastica, quindi direi proprio che non va riempita, anche perché non credo che terrebbe i liquidi, ma andrebbero fuori da tutti i lati. È semplicemente un oggettino da mettere esposto. E proprio su questo punto mi sono fatto delle domande. Come posso esporre questa fiaschetta? Perché naturalmente non sta in piedi, questo l'avevo capito da solo, visto che comunque è tonda sul fondo. E non mi piaceva l'idea di metterla così coricata, perché comunque avrebbe perso tutto il suo fascino. Quindi mi sono ingegnato e adesso andremo subito a scoprire se avevo ragione. Ho acquistato dai cinesi per tipo 50 centesimi uno di questi tre piedi, di questi cavalletti, per piattini o per fotografie o per piccole tele, e ho pensato che magari sarebbe stato utile per tenere in piedi questa fiaschetta qui. Stesso tre piedi che ho acquistato anche per il diario di Tom Riddle, che vi ho già mostrato e che va benissimo ragazzi, fa davvero una bella figura esposto. Quando vi farò vedere la collezione aggiornata prima dell'estate, ve la farò vedere e vedrete come è venuto davvero molto carino quell'angolo degli Horcrux. Ma ragazzi, momento della verità, andiamo a appoggiarlo qui. No, ragazzi, non sta in piedi, vediamo, riproviamo. Bene, al quinto tentativo ci siamo riusciti. Ragazzi, che ne dite? Secondo me è una buona soluzione, economica e comunque da effetto. È molto carina, messa così sulla libreria, dovrebbe fare anche in questo caso la sua gran bella porca figura come al solito. Bene, ma passiamo adesso al secondo oggetto Noble Collection, che è un oggetto più ciccioso e anche più costoso. Perché si tratta della coppa di Tasso Rosso. Coppa di Tasso Rosso che chi mi segue da tanto tempo saprà io già posseggo in questa versione AliExpress. Questa qui è stata la prima cosa in assoluto che io ho acquistato su AliExpress
e credo che sia stata anche la prima cosa che vi ho mostrato sul canale, proprio che arrivava da AliExpress a tema Harry Potter, almeno una delle primissime sicuramente. Non so neanche se questo video è ancora sul canale, magari andate a spulciare e fatemi vergognare nei commenti. Ragazzi, io ero naturalmente contentissimo di questa coppa perché secondo me era già una cosa allucinante riuscire ad averla così tra le mani, nonostante fosse ridotta, e ve l'ho straconsigliata, costava tipo un euro. Ma ragazzi, non voglio essere ipocrita, naturalmente avere la versione Noble Collection sicuramente è una soddisfazione ancora più grande ed è comunque un oggetto ufficiale. Quindi andiamo subito ad aprirla e speriamo di non rimanere deluso di questo acquisto. Acquisto, devo ammettere, fatto un po' d'impulso perché l'ho vista e ho detto ora o mai più e l'ho acquistata. Quindi vediamo, fatemi sapere voi naturalmente nei commenti se l'avete già acquistata e se magari potevo non acquistarla, che magari avrei fatto meglio. Tiriamo fuori la scatolina in polistirolo. Ok ragazzi, devo ammettere che non è stato per niente facile, infatti ho praticamente distrutto il coperchio, l'ho già aperta in poche parole, ma non l'ho ancora sbirciata. Ragazzi, andiamo a sollevare il nostro coperchio ed ecco qui la nostra coppa di tasso rosso. Beh, effettivamente la differenza c'è, direi che le proporzioni sono decisamente un pelino diverse. Questa qui mi sembra appena appena così ad occhio più grande e più simile a quella del film. Bene, tiriamola fuori e vediamola com'è più da vicino. Beh, com'è ragazzi? È bella, è molto molto pesante, molto più pesante del previsto ed è lucidissima. Abbiamo sul fronte il nostro tasso che spunta dall'erba e poi sotto la classica trama che abbiamo imparato a conoscere dai film di tutte queste foglioline, sembra un po' un carciofo, passatemi il termine, e ragazzi poi qui sui bordi dove si va ad afferrare la nostra coppa, sui due manici troviamo queste pietruzze nere. È davvero molto molto bella, il fondo è in velluto antiscivolo, troviamo il logo Warner Bros, quindi tutto ufficiale. E una cosa che sto notando è che all'interno è presente un foro sul fondo. Probabilmente è stato fatto per evitare che qualcuno vada a bere da questa coppa, perché probabilmente non è adatta ad ospitare liquidi o comunque non è stata pensata per scopi alimentari, quindi per berci la Coca-Cola per intenderci. Quindi devo dire che hanno pensato davvero a tutto ed è un prodotto molto molto bello e molto valido. Questo qui, se non ricordo male, è costato circa 42-43 euro, ma ragazzi, come al solito, troverete tutti i link sotto in info box. Ebbene, la mia collezione di Horcrux, ragazzi, piano piano comincia a crescere, si sta dirigendo sempre più velocemente verso la sua conclusione e quindi non vedo l'ora di mostrarvela tutta completa. Ragazzi, a questo punto mi raccomando, come al solito, fatemi sapere sotto nei commenti cosa pensate di questi miei due nuovi acquisti, se voi li possedevate già, se vi piacciono, se non vi piacciono, se ho fatto male ad acquistarli. Fatemi sapere tutto quello che vi passa per la testa. Io come al solito vi ricordo che qualora voleste acquistare delle magliettine potteriane come questa che indosso oggi, come quelle che indosso negli altri miei video, ma che mi scordo puntualmente di farvi vedere e di comunque ricordarvi di utilizzare il mio codice 7Potter, sono un pessimo, pessimo influencer, parliamo così, con 10.000 virgolette. Ragazzi, utilizzate il codice 7Potter, utilizzabile tutte le volte che volete su Pumpling e potrete avere lo sconto del 15% su qualsiasi articolo. Ragazzi, a questo punto vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, io vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video potteriano e vi mando un abbraccio enorme e vi saluto e ci vediamo appunto prestissimo. Mi sono un po' incartato, ma ciao! Ciao ciao!